Vantaggi, mister, e svantaggi di giocarla così ravvicinata? Vantaggi un po' l'euforia, l'entusiasmo, oppure altri che ci dirai, e svantaggi di farla così a breve periodo, insomma, breve. Ma no, è un momento positivo, come del resto lo è per l'Empoli, siamo appaiati in classifica, ma questo conta poco. Quello che conta è che noi siamo in un momento positivo, quindi dobbiamo continuare su questa falsariga. Non è detto che possa uscire una partita come quella contro il Frosinone, perché sarà una partita completamente diversa. Probabilmente il vantaggio è quello di andare a incontrare una squadra che comunque tutti quanti noi siamo consapevoli di essere una squadra forte e quindi le motivazioni non bisogna andarle a ricercare, ma sono una conseguenza della partita stessa e basta. C'è la partita per noi, come per l'Empoli, come per tutte le altre squadre, quindi scendiamo in campo convinti e consapevoli dei nostri mezzi, con umiltà e con coraggio, dedizione per le cose che abbiamo provato e con la testa giusta. Queste sono le cose principali. Poi il tipo di partita che ne uscirà non lo so, non posso saperlo, posso immaginarla, ma non sempre viene come viene immaginata e quindi dovremo adattarci come sempre a quello che succederà in campo. Non so se è casuale, ma credo proprio di no, cominciando a conoscerti un pochino. Subito hai messo bocca sul tasto delle motivazioni. C'è un pericolo vincere in maniera così convincente, giocando così bene contro una squadra così importante come il Frosinone? C'è un pericolo, ovviamente a livello inconscio, che la squadra possa sedersi su se stessa, ritenersi bellissima, bravissima e convincersi in maniera inconscia di vincerle tutte nello stesso modo, insomma. Ma questo è il pericolo più grande, è il pericolo anche e soprattutto della categoria. Noi sappiamo benissimo che a me personalmente non mi spaventa giocare con l'Empoli, con il Chievo o con il Crotone o con queste squadre che sulla carta sono terze. A me fa più paura giocare con altre squadre perché probabilmente in momenti positivi ci si sente superiori, non si hanno le giuste motivazioni, o meglio, se ne hanno troppe. E invece, quando si scende in campo, bisogna anche avere paura ogni tanto, perché la paura ti porta a essere più concentrato, la paura ti porta a essere più convinto di quello che fai, perché è inevitabile così, è nella natura umana, credo. Mi aspetto una squadra matura. Una squadra matura che sa di andare a incontrare una squadra forte, ma che è consapevole dei propri mezzi, ma questa consapevolezza non deve sfociare in presunzione o troppa convinzione di essere forti, tutto qua. Bisogna fare quello che sappiamo fare, quello che abbiamo dimostrato di poter fare e bisogna evitare tutti quegli errori che sino ad oggi abbiamo commesso, anche gravi, in gestione della partita, delle gare. Mister, centrocampo di Bucchi è un centrocampo con Frattesi, Dezzi, Bandinelli, Stulac che alterna tecnica, corsa, dinamismo. L'idea di affrontarli sullo stesso piano oppure con più fisicità magari per contrastare la loro tecnica, insomma. Quando vai a affrontare squadre avversarie devi conoscere i pregi e i difetti, quindi cercherò di scegliere gli uomini che secondo me possono fare sia l'uno che l'altro, sia contrastarli meglio per quelle che sono le loro caratteristiche, ma anche metterli più in difficoltà. Posso, come avete visto, pescare in una rosa assolutamente affidabile in tutti i suoi effettivi e quindi questa cosa non mi spaventa. Probabilmente siamo una di quelle squadre che è più fresca in questo momento perché abbiamo cambiato di più e quindi questo era il nostro obiettivo, ma questo non vuol dire che sarà una partita più semplice, non vuol dire che correremo più degli altri, non vuol dire niente, vuol dire che abbiamo un piccolo vantaggio, ma che dobbiamo
che dobbiamo sfruttare. E poi in campo andranno, come al solito, quelli che ho visto meglio in allenamento, quelli che in questo tipo di gara, per come la immagino io, e posso anche sbagliare, ritengo quelli più adatti. Praticamente non ho detto nulla. Sì. Ah. Infatti volevo scrivere una cosa. Io ho scritto tutto, non scrivere nulla. Ha parlato ultimamente delle scelte di crescita per avere davvero 23-24 titolari. Le scelte di crescita, ha pure detto Massimo Oddio, a volte possono apparire strane o piuttosto pericolose, però bisogna farle perché è necessario riuscire a portare tutti, per quanto possibile, sullo stesso livello. Ora io le chiedo, nell'ottica delle scelte di crescita, c'è gente che ha giocato molto di meno e è arrivato anche il momento loro? Mi riferisco specialmente a Mazzocchi, mi riferisco a Balic e mi riferisco a un recupero di Cafone che nelle ultime partite non ha trovato spazio. Ma prima o poi arriverà per tutti, ma dipende solo esclusivamente da loro. Perché? Perché dobbiamo partire dal presupposto che non è che Oddo è un pazzo scatenato che mette in campo gente tanto per farla giocare. Se io metto in campo un giocatore è perché sono convinto che questo giocatore possa essere A, adatto alla partita che faccio, e B, all'altezza di chi ha giocato partite precedenti. Perché se no non è che faccio come il marito che... quella cosa là. Cioè, alla fine io guardo il risultato, non è che guardo... quindi se no, né simpatia, no, i giocatori devono sempre dimostrare. Cioè, se io ho messo in campo Falasco perché io avevo la convinzione che Falasco potesse fare una buona partita, perché lo vedo negli allenamenti, lo vedo come si applica, lo vedo fare le cose che gli chiedo e le fa bene, e quindi anche lui ha avuto la chance. Ma se un giocatore non lo ritengo all'altezza in questo momento, è perché in questo momento non lo vedo bene, tutto qua. Guardate, sono un libro aperto, ve l'ho detto anche, in questo momento Rodin per me non è pronto, non è al pari degli altri, non è che lo metto perché ho bisogno di allungare la rosa, se in questo momento secondo me non è al pari degli altri, non lo metto. E quindi io faccio giocare chi merita, non è che faccio giocare per dare i contentini. E non ho paura di anche mettere un giocatore determinante in panchina, perché l'aver messo Pietro in panchina a Spezia non è che l'ho fatto perché in quella partita l'ho fatto, uno, perché in quella partita magari ritenevo che giocatori con caratteristiche diverse per il tipo di partita che dovessi fare erano più utili, B, perché giocavamo 4 partite in 13 giorni e quindi una rotazione è assolutamente normale, e B, chi mi dice che Gemello avrebbe giocato, avrebbe fatto 2 gol, magari non segnava, così ha segnato, quindi ho ragione io. No, per dire, non è che non voglio fare il presunto, però per farvi capire che si è creato un polverone, una polemica perché Gemello va in panchina. Cioè, voglio dire, non è che la può fare una panchina, la possono fare tutti la panchina, ci mancherebbe, anche se uno fa... Io mi ricordo la Juve di Conte. Ricordate la Juve di Conte il primo anno? C'è gente che faceva doppietta, domenica dopo stava in panchina. Cioè, non è che Conte è pazzo, c'è sempre un motivo dietro. Poi l'allenatore si assume responsabilità e si prende le critiche se le cose vanno male. Ma io non ho paura di prendere le critiche, io faccio tutto in funzione della squadra. Non mi interessa quello che dicono, che dicono i tifosi o la gente, massimo rispetto ci mancherebbe, ma... Se sto ascoltando tutti quanti, o se mi preoccupo del fatto che se non faccio giocare un giocatore che ha fatto bene la partita precedente poi mi cadono critiche addosso, amen, io sono pagato per questo, per fare le mie scelte. E le faccio sempre in funzione della squadra. Mai per me, mai per far parlare di me. Cioè, magari qualcuno pensa pure che io le faccio per far parlare di me. Non me ne frega niente. Cioè, io le faccio per la squadra e basta. Quindi... va bene così.
E i tre nomi sono al pari degli altri, anche loro avranno le loro chance, sarà domani o nelle prossime, sicuramente arriverà se loro dimostrano che in allenamento posso contare su di loro, quindi vedremo. Sì mister, è vero anche che però lasciare alcuni giocatori in panchina è più difficile, no? Perché per il nome, per l'investimento fatto, no? E lei in queste partite ha alternato le due punte con il trequartista oppure un'unica punta con due trequartisti dietro come nelle ultime due gare che è andata anche bene, no? La gara di Empoli secondo lei come va affrontata? Potremmo rivedere anche le due punte come due o tre gare fa? Io lo so come va affrontata, non ve lo dico, perché dobbiamo dare vantaggi all'Empoli. Noi domenica abbiamo giocato abbiamo iniziato con i due trequartisti, dopodiché uno dei due trequartisti è andato a fare la punta. Quindi anche Fernandez e anche Buonaiuto possono fare la punta, quindi avete ancora più problemi per questa scelta. È un dramma. E siamo noi che ci adattiamo agli altri, non devono essere, cioè noi dobbiamo adattarci alla partita e a quello che succede in campo, perché nel calcio moderno io posso preparare quello che volete, ma se poi dopo 5 minuti che noi stiamo dominando gli altri cambiano, noi dobbiamo saperci adattare, noi possiamo rimanere a fare le cose che abbiamo preparato in settimana contro un sistema di gioco, gli altri cambiano, noi dobbiamo cambiare. Ecco, questo è il percorso che dobbiamo seguire. Ci stiamo lavorando, stiamo crescendo, domenica abbiamo cambiato 3-4 moduli in campo e lo abbiamo fatto bene, perché se sai fare tutto hai un grande vantaggio. E domani giocheremo in 11, come non lo so, ci muoveremo in base a come si muove l'Empoli. Per capire se questo discorso comunque la condizione fisica chiaramente incide, insomma, in tutta la valutazione, e ci sono giocatori che potrebbero anche dover fare la terza partita, diciamo hanno la condizione per farlo questi giocatori? Se andranno in campo vorrà dire che hanno la condizione, se qualcuno lo vedete in panchina può andare uno per scelta tecnica, uno per la condizione fisica o tre perché non merita, poi quello dovrete scriverlo voi, ma io lo so perché. In questo momento nessuno sta in panchina perché demerita, semmai qualcuno gioca perché merita più di altri, ma non che c'è il demerito di altri, perché in questo momento stiamo tutti bene, anche Federico sta bene, che ha giocato di meno, anche Mazzocchi, anche Bali, tutti quanti stanno bene. Quindi. Buonaiuto potrebbe fare la terza partita. Come no, perché? Mica lavoriamo in miniera. Sono tre partite, giochiamo a calcio, se sta bene gioca, se non sta bene, se vedo meglio un altro giocherà un altro, certo. Veniamo da tre partite, lui prima aveva giocato sempre entrato o quasi sempre, ma poco, quindi può incidere anche quello sicuramente. Quindi praticamente ci saranno ulteriori rotazioni, saranno perché c'è ancora, ha in testa ancora in atto questo processo di allargare la base? Oppure semplicemente per scelte contestuali alla partita? No, ma no, il fatto è questo, che io domenica dopo domenica metto in campo quelli che secondo me sono i migliori per quella partita, non è che lo faccio perché, e non mi spaventa mettere in campo Falasco perché non ha mai giocato, perché magari sai, tanti allenatori possono dire aspetta, facciamo giocare gli altri, hanno fatto bene, e a me non mi spaventa far giocare uno che ha giocato poco fino a questo momento. Se io penso che quel giocatore è adatto per quella partita, mi assumo le mie responsabilità, se vinco sono lodato, se perdo sono criticato, e questo è il mio lavoro. Ma lo metto in campo non per dare un contentino, lo metto in campo perché sono convinto che quel giocatore possa far bene. Poi ci sono i cambi anche per cambiare, per evidentemente cambiare qualcosa se ritengo che ho sbagliato all'inizio. È così, il lavoro dell'allenatore è difficile. Senta, no, i miei colleghi cercavano di darle scacco matto, ma non ci riescono. Forse sulle disponibilità che ci sono, manca solo Angella o c'è qualche altro? Sì, no, manca solo Angella. Sgarbi sta bene, può essere, sì,
è a disposizione e basta, manca solo Konaté che è un in più, va a giocare in primavera. A proposito di Angela, sono passati circa una quindicina di giorni, doveva fare diciamo altri esami, se non sbaglio ha iniziato a lavorare in palestra? Quindi come sta, se può farci un punto? No, lui ha iniziato a lavorare già da due giorni dopo l'infortunio, perché il processo di guarigione parte da subito, non è che puoi aspettare. Però io, se devo essere onesto, non lo so. Io gli ho detto, quando i medici, quando sarà pronto, me lo rimettono in gruppo, io penserò a Angela, adesso penso agli altri. Senti, perché avversario ti aspetti? Una squadra forte, una squadra, mi aspetto un Empoli aggressivo che sicuramente vorrà fare la partita, gioco in casa e le stesse cose vogliamo fare noi, quindi vediamo chi avrà la meglio. In partenza del campionato l'Empoli era dato, è ancora dato come strafavorito della vittoria finale, ma secondo Oddo domani chi è favorito, il Perugia o l'Empoli? Visto il momento. L'Empoli è una squadra assolutamente costruita per andare in Serie A, con giocatori che hanno già vinto campionati, sicuramente più esperti di quelli nostri, giocano in casa, quindi i favoriti sono loro. Mister, lei stesso ha detto che Rodin ancora non lo ritiene pronto, ma è più un fatto di ambientamento oppure sotto solo l'aspetto tattico? Qual è il suo problema, se così possiamo chiamarlo? Lui viene da un campionato particolare, è un campionato estero, tatticamente non è pronto, non mi dà le garanzie giuste per fare il gioco che noi vogliamo fare. Noi lavoriamo molto di linea, lavoriamo di reparto e ci vuole tanta conoscenza tattica e lui non ha questo tipo di conoscenze tattiche. Sicuramente ci stiamo lavorando, migliorerà e dipenderà da lui. Se lui migliorerà sicuramente avrà le sue occasioni anche lui, ma in questo momento è un passo dietro gli altri.